Il cimitero acattolico, conosciuto come cimitero degli inglesi, è stato realizzato nel 1826 su forte impulso dell'allora console inglese di Napoli, Sir Harry Lansington, e della consistente comunità britannica napoletana nel borgo Sant'Antonio Abate, nel giardino del complesso di Santa Maria della Fede. Dalla descrizione che ci lascia il celano, era un elegante giardino, con grande cancello, una gradevole simmetria delle tombe, tutte in marmo ordinato e decoroso, dove si poteva respirare un'austera aria di serenità. Sono rimasti solo alcuni monumenti funebri molto interessanti. Fra essi spiccano il grande obelisco, la cappellina funeraria neogotica in fondo al giardino, il monumento con grande statua femminile seduta di Francesco Jerace, ed infine i due monumenti neoclassici di industriali svizzeri, uno a forma di cubo del fondatore delle industrie tessili dell'Irno, von Willer, l'altro, con grande statua di angelo in procinto di aprire la porta del paradiso, della famiglia Freytag. Altri personaggi illustri hanno trovato riposo in questo piccolo cimitero, tra i quali la principessa di Berkeley, il botanico tedesco Dehnart, che fu direttore del Reale Orto Botanico di Villa Floridiana e della Regia di Capodimonte, e il console di Napoli Oscar Meycroft. Negli ultimi decenni il cimitero inglese è stato spostato nelle vicinanze dei cimiteri cittadini e il giardino è stato adibito a verde pubblico. Oggi speriamo che il futuro di questo luogo sia all'altezza del suo passato, facendo appello all'impegno e alla volontà non solo delle associazioni di volontari, ma anche delle istituzioni preposte.